nel nostro campo la principale competenza richiesta è sicuramente una competenza di tipo contabile, quindi partita doppia, conoscere il bilancio che è composto appunto da costi, ricavi, crediti o debiti, che poi a fine anno ci porterà a un utile o una perdita a seconda della differenza fra costi e ricavi. Se abbiamo più ricavi avremo un utile, se avremo più costi avremo purtroppo, ahimè, una perdita. Per diventare dottori commercialisti occorre ovviamente un diploma di 5 anni, iscriversi all'università, frequentare la facoltà di economia e commercio, una volta laureati proseguire gli studi e proseguire con la pratica presso uno studio di dottore commercialista, al termine dei 3 anni fare l'esame di Stato che sarebbe appunto il punto finale per essere abilitati alla professione di dottori commercialisti. Questo lavoro consiste appunto nell'essere un po' psicologi del cliente. Che significa questo? Significa cercare di entrare a far parte dell'attività e della vita del cliente, capire quali sono realmente le sue esigenze, perché a volte si instaura questo rapporto inizialmente un po' di diffidenza, poi dopo invece diventa sicuramente un rapporto di, tra virgolette, anche di amicizia, quindi comprendere quali sono le esigenze e aiutare il professionista e l'impresa a districarsi nelle difficoltà della vita quotidiana. Sicuramente il settore principale è quello della libera professione. Chi studia per diventare commercialista ha sicuramente l'ambizione di crearsi un lavoro e di creare una sua attività. Altrimenti, chi non ha l'attitudine ad essere a lavorare in proprio può sicuramente trovare spazio all'interno delle aziende come manager, come esperto contabile. Le difficoltà oggi sono legate alla burocrazia, la burocrazia che sicuramente un po' vessa tutti noi professionisti. Ci troviamo spesso e volentieri a dover studiare una norma e successivamente trovarci a discutere di quella norma perché magari ha avuto delle variazioni. Quindi, secondo me, la difficoltà maggiore è questa oggi. La burocrazia, le norme che cambiano, quasi all'ordine del giorno, rendono, difficile la comprensione per gli imprenditori o professionisti. E quindi il commercialista svolge quel ruolo che è un po' da tramite tra il legislatore, quindi lo Stato, e l'imprenditore, il professionista che ha bisogno di comprendere. Le proiezioni future sono estremamente positive, questo perché tutto si evolve, le leggi cambiano, le norme cambiano e per tale ragione è sempre più importante questa figura per dare un sostegno fattivo all'imprenditore e ai professionisti.